Siamo in compagnia del sindaco di Borgo Tossignano, Mauro Ghini, per parlare di una notizia che ha destato non poche polemiche nei giorni scorsi, ovvero la chiusura del sentiero CAI 703 a causa di cani aggressivi dei pastori maremmani che si trovavano lungo il percorso. Ecco, sindaco, ci dia un suo commento a riguardo e cosa c'è dietro questa decisione. Il sentiero CAI 703 è un sentiero che è già da tempo un po' nelle polemiche, ma più che nelle polemiche definirei nel confronto, perché a differenza di quanto è stato detto sui giornali, dei tavoli ne sono già stati fatti diversi con tutti, diciamo così, gli attori protagonisti, quelli che hanno interesse sul passaggio, sulla viabilità di quel tratto, perché quel tratto non interessa solo i pedoni, ma interessa anche le automobili. Di fatto è una strada di proprietà comunale vicina all'uso pubblico, per cui anche normare il traffico su quella tipologia di strada è un po' complicato. La strada interessa due comuni, interessa Borgo Tossignano e Fontanelice. Quindi andare a vietare o comunque disciplinare una chiusura totale su quel tipo di strada non è molto auspicabile. È comunque un tratto di strada che serve anche per il collegamento Borgo Tossignano-Fontanelice in caso di bisogno, perché non ci dimentichiamo che nel 2014, durante l'alluvione, è stata una strada che ha risolto i problemi della mancanza del ponte di Via Rineggio, per cui, come dicevo, è un tratto di strada interessato da diverse utilità e da tantissime funzionalità. Sul discorso sentiero CAI 703 si è pensato appunto per risolvere un po' il problema di questi cani maremmani che sono diventati negli anni aggressivi, e si è pensato a una variante. La prima ipotesi di variante è studiata dal Parco regionale della Vena del Gesso. È un'opera, perché allo stato di fatto è un'opera che è stata progettata, almeno sulla carta, molto onerosa, per cui è stata scartata cercando un dialogo con il proprietario dei terreni per capire se questo importo poteva essere dirottato eventualmente sulla sua azienda per dare una mano al contenimento, eventualmente con recinzioni o percorsi dedicati al pascolo. E questa è una, diciamo che è una soluzione che è sul tavolo, con la quale si sta dialogando sia con la proprietà ma anche con la sua associazione di categoria, e stiamo cercando di definire. Si è pensato a una soluzione un pochino più economica, quindi ancora un'altra variante leggermente più corta, subito a valle della sua proprietà, quindi con la recinzione, e anche questa è al vaglio appunto del dialogo e del confronto. Per quanto riguarda i cani, perché ho sentito, diciamo, diversi commenti positivi e negativi su Facebook, vorrei dire che i cani sono stati dati in affidamento al proprietario, ma non sono del proprietario dei terreni. I cani fanno parte di un progetto regionale, sono cani da guardiania e sono stati messi lì per proteggere il branco delle bestie al pascolo dai lupi. Inizialmente, quando per questo percorso è nato, non c'era il problema dei cani, perché comunque il pascolo c'era e c'era un'ottima convivenza fra i pedoni, i ciclisti e il bestiame. Poi sono arrivati i lupi. I lupi sono arrivati in maniera, diciamo, abbastanza massiccia nell'ultimo periodo. È per questo che i cani si sono innervositi parecchio e comunque cercano di fare il loro meglio per la salvaguardia del proprio territorio, insomma, sono stati messi lì per fare questo. Poi si sta cercando un equilibrio, il dialogo è aperto, il confronto è aperto, si spera di trovare una soluzione nel giro di breve per avere una convivenza a 360 gradi, sia per quanto riguarda il Parco regionale del Gesso, per quanto riguarda i turisti, ma soprattutto anche l'attività produttiva che è all'interno di questo parco.